che siamo tutti un po' vagabondi, diciamo la verità. Eh? Io prego, prego. Questi, E tu per sembra di sì. Ma che ci fate insieme? Ma bellissima, è tutto meravigliosa. È una strana coppia. Tutti e due Emiliani però, sì, che già ci rassicura. Emiliani Doc. Ma è stato un incontro casuale, molto bello e insomma, la vita è stato così. Cioè, poi ce lo raccontate anche perché poi mi diverte da morire questo, diciamo così, confronto generazionale anche per la storia dei nomadi e la storia della contemporaneità, anche perché voi avete aperto tante strade che noi oggi ci godiamo e quindi siamo felici di connettervi. I grandi successi dei nomadi, spot e poi ci rivediamo. I grandi successi. Ho il piacere di presentarvi questa sera con un pugno di sabbia i Nomadi. Ti bacio male labbra e Dio di rabbia morivo già. Ti bacio male labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei. Oggi c'è che non l'ho. Corso di storia dei nomadi che sì. Beppe fa Tommaso. Senti, che tu hai fondato quando avevi 16 anni. Sì, io e Augusto, sì, siamo partiti insieme nel... Ci siamo incontrati a gennaio del 1963, in una baliera, perché una volta c'erano le baliere e noi suonavamo già in baliera. Con me c'era un cantante che per noi era vecchio, aveva 35 anni. una volta ci si invecchiava prima. E una sera dice il chitarrista: guarda, ti porto un ragazzo che fa il cameriere, dai, facciamolo venire. L'abbiamo fatto venire, ha cantato due o tre canzoni in inglese, insomma, sai, poi cosa, Bibabalura, insomma, come veniva. Però veniva già negli anni 60 è arrivato, sì, con Bibabalura, non è arrivato non so, Grazie dei Fiori, ecco. È stato veramente un successo incredibile. Il gestore mi ha detto: oh, Carletti, guarda che se prendi questo cantare, tu tutti i mesi vieni qua a suonare. Ma noi non è che lo prendiamo per quello, lo prendiamo perché ci siamo trovati bene subito a prima vista. È stato un amore a prima vista. E tu sei entrato infatti con una canzone scritta da Augusto, sì, Daolio. Ma che film, che la vita. Nel 92, Annus Horribilis per i Nomadi, sì. Sì, muore con un male incurabile, si diceva, certo, così, sì, si, sì, dice così quando sono arrivati i tumori, metastasi, sì, sì, eccetera. Sì. E quindi che film è stata la tua vita? Che film è la tua vita? Ma, e che film sarà? Io, nonostante tutto, posso dire che il film è bello. Quando se n'è andato Augusto, ho detto: finito il primo tempo, adesso ne inizio un altro. Non è stato facile, credetemi, perché, insomma, sai, 30 anni insieme, spesi bene, un gruppo, una famiglia, perché... Per noi, per me, per Augusto, il gruppo era la famiglia, non era... Lui non ha mai avuto ambizioni di fare il cantante solista come accade purtroppo in tanti gruppi adesso. Allora dico, allora quando parlo con questi ragazzi non vi volete mica bene, insomma. Perché se vi volete bene, sei cantante, vabbè che il frontman è quello che è più guardato, è quello che... insomma, tante cose. Ma però per noi è stata diversa, non so, allora sai, i gruppi erano veramente... Poi avevamo una palestra noi, la palestra era la sala da ballo, le famose baliere, le sale da ballo che adesso non esistono più, sono discoteche, era una palestra. E peraltro è molto, è curioso poi perché Tommaso, che viene da un talent, ciao Maria, erano i talent di quando, della tua generazione, sì, no? Sì, ecco, infatti perché un ragazzo che voleva emergere... Le balere. E andava in balera
E i discografici ti venivano a sentire nelle balliere. Adesso invece, appunto, come è stato per Tommaso. Un po' per noi giovani, adesso cioè noi abbiamo tutto molto più facilitato rispetto a una volta, nel senso, c'è il talent che ci permette di farci conoscere a più persone possibili in modo un po' più semplice, quindi è molto affascinante quando lui me lo racconta sempre questa storia delle balere, io rimango sempre affascinato. Ma sì, perché facciamo un mondo... una mozione per, diciamo, la riapertura di tutte le balere. Ma magari andrei a ballare. Ah, cioè, sì, ma ci andrei tantissimo. Ma sai quanti ragazzi, quando sono state chiuse le balere, quanti musicisti hanno dovuto cambiare? Poi c'era anche questo elemento di comunità, no? Che è molto bello. Forte anche in Emilia. Ma sì, poi in Emilia con le balere ci dava forte. Senti, e poi vi siete fatti 77 giorni a Riccione, giusto? Sì, avevamo 16 anni. Tu a 16 anni che facevi? Tu stavi sui pattini a rotelle? Io sì, 16 anni è proprio l'ultimo anno che ho pattinato, quindi diciamo la mia vacanza era pattinare, perché era il periodo in cui c'erano gli italiani, poi gli europei, quindi diciamo non ho fatto tante vacanze, però a Riccione ci andavo. Vedi, dopo Riccione di me, regna. Però, dopo ci andavo. E che cosa avete combinato? Quanti anni, che anno era? 63. Sempre a 16 anni? Quell'anno lì sì, 16 anni, quindi eravamo in 3 sedicenni e gli altri vecchi avevano 19, 22 anni, quindi noi eravamo dei bambini, ci siamo divertiti perché suonavamo in un caffè concerto, adesso non esiste più, insomma. E noi suonavamo, sai che dopo i primi 15 giorni ci voleva mandare a casa, perché non avevamo capito niente, la gente si doveva divertire. E poi dopo ci abbiamo preso la mano, ci divertivamo con dei matti, Augusto andava a cantare in mezzo ai tavoli, poi invitavamo qualche straniero anche a cantare la canzone che desiderava, gliela accompagnavamo, insomma. È stata un'esperienza che... Ripeto ancora, non voglio essere molto retro, molti ragazzi, molti gruppi adesso non riusciranno mai a fare. E questo mi dispiace. Che poi, Beppe, la cosa anche, diciamo, spaccato d'Italia che tu ci porti è la tua famiglia povera. Ma sì, noi come tutti, cosa vuoi, nati nel dopoguerra. Esatto. Laboriosa e umile, però sì. Con tanta voglia di fare. Tanta voglia, e lui, sì. Bimbo... che ascoltava quando entra la radio per la prima volta, sì, a casa, so. Tu ti incolli a quel magico. Poi mia mamma l'aveva messa in alto, mio papà, in modo che io e mio fratello non ci arrivassimo, io prendevo la sedia perché? E mi mettevo lì con l'orecchio, tenevo basso il volume, pensai si consumava elettricità. E allora, sai, quando non ce n'era, cioè, poi adesso... Non mi parla di elettricità adesso, perché sì, appunto, con dico, crisi del gas, bollette quindi, che aumentano. Però sai, allora, c'era il pane, quello non mancava mai, per il resto, quello che c'era, c'era. E un giorno però arriva questa fisarmonica. Un giorno noi abitavamo in affitto a casa di una signora e vedeva che io sempre trattavo con queste mani, non riusciva a capire cosa voleva. Allora le ho detto, guardi signora, portiamolo a scuola di musica sto bambino qua. Avevo 9 anni. E 9 anni. Sì, mia mamma preso un po', no, lo porto io, non lei, lo porto io mio figlio. Sono andato là, io conoscevo solo gli strumenti della banda, perché era quella del paese che suonava purtroppo per i funerali, 25 aprile, 1 maggio, la fiera, insomma, la sagra, queste cose. E poi quando arrivo da questo maestro, io pianoforte non l'avevo mai visto, i violini, i fisarmonici, non avevo visto niente. E mi dice, ma tu cosa vuoi suonare? Non so maestro, io non saprei. Guarda, vuoi suonare la fisarmonica piano? Dico, va bene, perché dopo puoi suonare anche il piano. È partita così. Ma me la fai sentire qualcosa con la fisarmonica? Sì, dopo, se vuoi, anche adesso. Sì, dai. Aspetta, perché... Ma perché ti devi alzare che... Vabbè, ma mica faccio fatica, eh. Ci riesco ancora, che è una bella cosa. Vabbè, che mito, Beppe! No, adesso, con i miei colleghi là che stanno sul podio... No, adesso faremo una piccola... canzoncina proprio che scrivemmo io, Augusto, te lo racconto in 2 minuti. Alle rotonde di Garlasco, a Garlasco, c'era un dancing importante, Memo senz'altro si ricorda, e noi facciamo attrazione. Memo stava in tutti i posti. Beh, dove c'era la vita. Lo conosco da una vita, sì. Memo, possibile. Dove c'era possibilità di divertirsi, viva la faccia, noi lo vediamo per questo, lui c'era. Beh, questa canzone qua che abbiamo scritto io e Augusto, che si chiama Crescerai, è stata scritta in un intervallo tra il pomeriggio e la sera, perché il giorno dopo mancava una canzone da mettere nel retro di un 45 giri, una volta andava. La facciata era un giorno insieme, allora noi abbiamo ci voleva subito. Vai. E allora abbiamo fatto Crescerai. Siete così. Pronti? Prontissimi, vai.
Un pochino così, eh. Che poi è uno strumento complesso la fisarmonica, credo. Beh, guarda, la fisarmonica è complessa come tutti gli strumenti. Se ti piace ci salti fuori, se non ti piace diventa difficilissima. Io ho cominciato con la fisarmonica e la prima che mi regolarono i miei genitori erano, adesso dico, parlo tecnicamente, 120 bassi, questa è un po' più grossa. Quindi voi immaginate, avevo 9 anni. Pensa a questo pupetto di 9 anni. Perché ero magro più di adesso, ero molto magro. Però insomma, dopo io andavo a suonare nelle festine, mi divertivo da matti. E tu a che età hai messo i pattini ai piedi? Ah, i pattini li ho messi prestissimo, avevo 2 anni. Praticamente io, no, giuro, ho iniziato prima a pattinare e poi a parlare, perché non parlavo bene. Quindi c'erano i miei genitori che praticamente guardalo. Ecco, lì ero piccolissimo. Praticamente avevamo fatto un saggio dove io ero dentro il passeggino, addirittura col ciuccio, ma con i pattini tipo giocattoli ai piedi, e loro che mi portavano in giro per la pista, tipo la mia prima esibizione. Poi dopo, quando sono cresciuto, ho iniziato a fare le gare a livello agonistico, italiani, e in coppia soprattutto abbiamo vinto per 4 anni consecutivi gli italiani e per 3 anni gli europei. Ma sei un campione, cioè, scusa, Vabbè, ma insomma, diciamo, non è che l'hai scelta a caso, non è che è arrivato per caso. No, diciamo che ho iniziato a pattinare perché i miei genitori sono entrambi pattinatori, certo. Quindi pattinatori, poi insegnanti, diciamo, hanno subito costretto sia me che mio fratello a pattinare. Come costretto? Consigliato, me e mio fratello. Però c'era, sei fuggita. Forte, Ma infatti poi la tua strada è la danza e quindi poi dopo... No, devo dire che pattinare mi è sempre piaciuto, però mi piace di più il lato artistico del pattinaggio, perché a me... Cioè, io ho sempre fatto anche degli spettacoli tipo in casa con la mia famiglia e tutto, quindi... Guardalo, aspetta, scusa, vediamolo. Guardalo, tieni. È barbino, eh? Quello è stato il mio ultimo anno di singolo. Guarda. È stato l'ultimo europeo. Uno dei miei più grandi sogni è saper pattinare. Sì. Perché è la passione più grande di mia mamma. Mia mamma dice sempre che quando vede i pattinatori sogna. E quindi ho detto magari un giorno, poi ho capito che... Tesoro mio. Allora Jessica, consolati. No. Io sono della generazione che per prima ha avuto le scarpe con i pattini, no? Perché prima ancora c'erano i pattini a rotelle messi sulla scarpa da ginnastica, giusto Beppe? Andiamo un po' tanto. Generazione lì, vai tranquilla. Quelli che col bottone, con la plica centrale che li allungavi o li stringevi. Bravissimo, però erano arrivati appena quelli invece con lo stivaletto. Allora io ero una frana assoluta, una cosa terrificante, cioè si andava ai campi sportivi e nessuno... Mi voleva perché io non ero capace manco, il mio equilibrio era proprio zero, però poi ho fatto yoga e sono migliorata. In casa. Ah sì? Avevi lo spazio perché... Sì. In giro per il tavolo, tornavo indietro. Io se mi metto pure a pattinare in casa era finita. Tutto il giorno a pattinare. Comunque, il pattinaggio ha in sé un elemento di libertà e la libertà ci riporta a... Io vagabondo, credo che ognuno nella vita, almeno una volta nella vita, l'ha cantata, se non a una festa, a una gita scolastica, con da solo a casa, sotto la doccia. Io vagabondo. Assolutamente sì. Thank you.
fare un piccolo aneddoto? Certo, di... vai, che Vagabondo quest'anno compie 50 anni, insomma, tanto per la canzone scritta stamattina. Questa, con questa canzone noi partecipammo al Disco per l'Estate, una volta in Rai c'era il Disco per l'Estate, era il 72, e le 24 canzoni che venivano scelte dopo mesi di radio partecipavano alla finale di Saint Vincent. Non so, 12 o 13 la prima serata, 12 o 13 la seconda, metà andavano in finale, l'altra metà se ne andava a casa. Eh sì, quindi non c'erano i talent, ma c'erano appunto Cantagiro, Disco per l'Estate. Cioè, abbiamo fatto i Cantagiro, ne abbiamo fatti tre. Senza un po' quello, fatto, no, se ci pensate. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, ho fatto bene, mi sono divertito. Bravo. E allora con Io Vagabondo, adesso ho visto Ornella Vanoni che cantava Io Vagabondo, e quella sera lì in gara al Disco per l'Estate c'eravamo noi, lei e altri cantanti. Allora, sai, c'era un vincitore della prima serata, tutti i fotografi erano per la Vanoni, puntati la Vanoni su una scala, e loro tutti la aspettavamo, li volevano, non ce ne fregava niente, eravamo lì seduti in un angoletto lì. A un certo punto dicono, hanno vinto i Nomadi. Allora i fotografi, molto gentilmente, mica tanto, si sono girati, hanno girato i sedere, la Vanoni si è girati verso di noi. Non vi dico la Vanoni... Dice, non si può che un complesso vinca, infatti non abbiamo vinto, l'ultima sera siamo arrivati penultimi, insomma. No, non ho capito, quindi lei fece una scenata perché per contro di voi? Perché diceva che non si, non per colpa nostra, il pubblico aveva scelto i Nomadi, noi non c'entravamo, non è che noi abbiamo detto vogliamo vincere, noi non ci interessava. Beh, no, beh, se uno fa una competizione pure voglia di vincere. Tesoro mio, lei... E lei però, perché fu così cattiva con voi? Perché pensava di aver vinto lei quella serata lì, aveva tutti i fotografi schierati lì, e poi li girano i sederi, insomma... Non gli ha fatto tanto piacere. Però poi l'ha cantata. E dopo l'ha incisa, invece, però la vita è bellissima. Vagabondo è una storia incredibile. E peraltro, come spesso capita per le canzoni eterne o per le cose eterne, no? Fu rifiutata, cioè, all'inizio, no? La rifiutarono dal... cos'era? Dal Festival Bar? Dal Festival Bar. Salvetti. L'organizzatore Salvetti, povero Salvetti, che era anche... Eravamo anche amici, mi disse, pensa, Beppe, che io questa canzone qua non l'ho voluta. Però dopo ha fatto una trasmissione televisiva e ci prese ad interpretarla. Però mica non è che poi tutti ci prendono, no? Non è, vabbè, succede. L'orecchio assoluto ce l'hanno in pochi, quindi... Solo Memo Remigi qui che... Memo, sì, grande Memo. No, maestro. Ma non era presa in giro, perché lui non ha studiato tanti. Musica, e qualunque cosa lui prende parte, quindi c'è io sono un grande orecchio. No, no, grande, e poi infatti venne anche un po' dimenticata, poi Fiorello cominciò a ricantarla ed è diventata un po' una canzone manifesto. Perché negli anni Ottanta noi non la eseguivamo quasi più, perché la gente non... Sai, poi c'era l'avvento della disco music, quindi negli anni Ottanta la canzone italiana era un po' andata... nel dimenticatoio. Poi dopo è arrivato grazie a Fiorello, che con i che salutiamo tutti. Salutiamo tutti, grande Fiorello. E niente, adesso Vagabondo, se non la facciamo ci picchiano, perché tutti aspettano, arriviamo sul palco, io Vagabondo, aspetta che cominciamo, tanto la facciamo alla fine, no? Quindi, certo, alla fine si fanno le cose. Sì. E poi c'è questa, Dio è morto, quindi Guccini, anche sì, l'incontro con Guccini, 66, esatto, con Noi non ci saremo. Che è anche questa una canzone manifesto, bellissima. La sentiamo insieme ad altre due, Canzone per un'amica e Gli Arioni Neri. Un altro gruppo di amici importantissimi per le mie canzoni. Anche loro un coraggio leonino, perché ha deciso di fare una canzone che fu censuratissima. Il gruppo è quello dei Nomadi. E la canzone Dio è morto. Le tre notti che l'alpino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, e se le conto ringoiare, nostra stanca città, è un Dio che è morto. Forte la mano teneva il volante, forte il motore cantava, non lo sapevo. C'era la morte quel giorno che ti aspettava, quel giorno che ti aspettava. Tu che conosci il mare, portami via con te, dove la notte è chiara e il cielo è più vicino. Tu che conosci il mare,
evidente che una canzone col titolo Dio è morto, sì, nel 1967 ha fatto un po' scalpore, sì. Pensa che, ve la censurarono, però poi la recuperò Radio Vaticana. No, subito a Radio Vaticana la trasmise. Perché erano più stati intelligenti il primo degli altri ad andare a suonare a Radio Vaticana. I Nomadi sono stati il primo gruppo ad andare a Radio Vaticana. Dio morto era poi interessante perché in tutte le trasmissioni dove andavamo ci tagliavano e alla fine saltava sempre fuori i Nomadi, hanno interpretato Dio morto, ma noi non c'eravamo, era una barzelletta, però era così. Come vi tagliavano? Cioè sì, perché casomai molte trasmissioni erano registrate, quindi ci registravano, poi chiaramente dovevano tagliare, alla fine però appariva sempre che noi avevamo interpretato Dio morto. Perché voi la cantavate, vi facevano, però vi censuravano, sì. Ma che cosa orribile. Così, ma anche, pensa al Cantagiro nel 67 che noi la presentammo, in una manifestazione di Cantagiro che era tipo Giro d'Italia, adesso molti giovani non sanno neanche cos'era, ma ed era molto bella, noi presentammo Dio morto e insomma fu un po' un pugno nello stomaco per tanti. Noi ci abbiamo messo la faccia, abbiamo anche pagato per questo, perché poi sai la censura, sai, c'era solo la RAI, c'era solo Radio RAI, quindi noi... Capito Tommaso, le battaglie tutto. Che hanno combattuto loro e che noi ci ritroviamo? È un discorso che faccio veramente spesso, che se noi giovani di ora abbiamo tanti privilegi è solo grazie alla vostra generazione che ha combattuto per far sì che noi avessimo questi diritti e questi privilegi. Quindi io sono super sicuro che tocca proprio noi ora giovani fare la rivoluzione per un futuro ancora. Bravo, parlato bene. Grazie Tommaso, grazie. Ma siete meravigliosi. Scusami, l'immagine di Augusto quando cantava gli eroi neri, che era il suo ultimo anno di vita. Si vede che era la barba bianca, purtroppo era pieno di cortisone perché... Però ha cantato fino all'ultimo. Sì, perché lui voleva andare sul palco continuamente, anche se non stava tanto bene. Dice Augusto, ma dai, andiamo a casa, ci andremo poi un'altra volta, non c'è niente da fare. Fino all'ultimo, finché una sera, insomma, abbiamo detto basta. Però sì. Ma quella notizia quando se n'è andato, tu eri con lui, t'hanno chiamato? Io, allora no, siccome abitavamo a 400 metri di distanza. Una vita insieme poi. Sì, quindi non è che abitavamo a chilometri, per cui... vivevo da lui praticamente, ero sempre là perché lui voleva poche persone, io, la sua compagna e un altro di chi lavorava con me, o i ragazzi se volevano venire, lui non voleva vedere né fratelli, non voleva vedere nessuno. Il mio compito ingrato era sempre di dire non vi vuol vedere, mi dispiace. Sai, non era tanto bello da parte mia, però so che lui stava bene così e io ho vissuto fino all'ultimo con lui, quindi insomma... Ci pensi spesso dopo no, nel 92, quindi sono passati... 30 anni quest'anno, sì. Sì, insomma, 30 anni di vita, sai, 16 anni insieme, i cantagiri, le varie trasmissioni, poi i concerti, tanti in un anno. L'amicizia maschile, è fondamentale. La vostra amicizia su cosa si è cementata? Ma niente, sull'amore che avevamo per la musica, e per quello che facevamo, perché non ci siamo mai fatti condizionare, abbiamo sempre fatto quello che abbiamo voluto. Quando abbiamo fatto Dio morto, ci hanno detto, vedete come andate più in televisione, non ce ne frega niente. Ma sai, proprio così, anche spudoratamente, non ce ne frega niente. Bravo. Noi andremo a suonare nelle baliere, perché esistevano ancora, quindi ritorneremo a suonare nelle baliere, non è che ci interessava tanto il successo, l'apparire, queste cose qua. Era un complesso un po' anomalo, atipico, molto attaccati al nostro paese, questo c'è stata la nostra fortuna. E sarà forse anche per questo, no? Mi diceva Massimo che tu hai fatto una crociera la crociera dei Nomadi. Ci siamo conosciuti 5 anni crociera, fa, sì. In una crociera del Mediterraneo dedicata ai Nomadi, sì, con tutti i fans dei Nomadi. Sì, è stata bella. In una serata, tra l'altro, c'era un talent show dove i cantanti dei Nomadi cantavano le canzoni dei Nomadi davanti ai Nomadi e io ero in giuria con loro quanto immagina, io era un onore enorme anche per no, me. No, è stato bello. Ci siamo divertiti molto, però era pieno di anche l'età degli amanti dei Nomadi è anche molto trasversale. Sì, molto trasversale. E comunque diciamo che vi contendete con Rolling Stones
l'anno prossimo sono 60 anni l'anno dei prossimo Nomadi. Dei Nomadi, Rolling Stone quest'anno, però sono anche più vecchie di me, quindi hanno 3 anni in più di me. Diciamo, subito Tommaso, cosa vi ha unito? È il momento di svelare cosa state facendo insieme, perché è tutto meraviglioso. Questa collaborazione è nata tramite un cortometraggio che si chiama Passi di Danza, e praticamente sì, all'interno di questo cortometraggio mi avevano chiesto di ballare, quindi diciamo interpreto un ballerino, non è che vado tanto lontano, quindi ballare una coreografia, e mi avevano inviato un po' di musiche e avevo detto, per l'idea che è venuta, sarebbe carino ballare una musica su un pianoforte, ce l'avete? Allora mi hanno detto, beh, proviamo a sentire Beppe. Allora io ho detto ok, però io non avevo capito Beppe Carletti, io pensavo Beppe l'amico. Allora tipo ho detto ah ok, va bene, aspetto. Poi quando mi ha inviata la musica, che praticamente mi ha detto l'ha composta apposta per te, Beppe Carletti. Io tipo, cosa? Cioè tipo l'ho ascoltata, dicevo, ho detto no, non è vero. Cioè amore, ho detto non è vero. E io dentro di me dicevo, cavolo, io ho avuto pure la pretesa di chiedere di fare una musica a pianoforte, perché mi è venuta l'ansia, perché non avevo capito. Invece poi dopo quando ci siamo incontrati lui mi ha detto no, io ho creato, no vabbè dillo tu quando hai creato. Ma no, ma perché parlando con la Silvia, la regista, ho detto ma senti, ho capito, beh, io non ti conoscevo, ammetto, perché devo dire le cose come stanno, ma sai tipo insomma così un andamento un po' che lui possa danzare, insomma un po', dico sollevato da terra, cioè proprio leggero, una piuma. E allora io mi sono un po' immezzesimato, io non ho mai ballato in vita mia, neanche i valzer, neanche mai. Che ballare tu suonavi e proprio non scendevi. Io facevo ballare, quindi se fai ballare tu non balli di sicuro, non mi interessava neanche. E allora mi sono messo lì, è stato fuori questo motivo che non è la Ida, insomma, è un motivo comunque che lui ma danza c'è bene. Qualcosa di, cioè, quando ci si confronta con le persone più giovani di noi, no? Ma capita anche a me, certo, quello sicuro, ma si tende, no, delle volte a ritrovare nell'altro qualcosa di sé. Sì, e con Tommy, adesso quando avevo già visto un po' il suo pattinare, il suo danzare così, ma per certi versi lui è cominciato prima, io ho cominciato a 9 anni, quindi abitando in un paese era un po' molto distante dalla città, era un handicap per me, quindi nelle scuole, il conservatorio, a casa mia non sapevo neanche cos'era, io neanche, quindi però sto maestro mi ha aiutato tanto. Allora, vedendo le sue immagini così, che ha cominciato 2 anni, 4 anni così, mi sono un po' immedesimato. A me che piaceva tanto la musica e non sapevo quale strumento suonare. Lui sapeva coi pattini lì andati, e me lo strumento l'ho visto quando avevo detto prima, per la prima volta lì, appoggiato su un pianoforte, c'era la fisarmonica. E il maestro mi ha detto, suona la fisarmonica. Va bene. E quella è la forza dell'arte, no? Sì, che ecco, magari si cerca sì, sì. E poi si trova la propria strada. Poi sai cos'è? La bella sintonia anche nel carattere. Ma si vede che trovato molto bene, speciali. Cioè è bello, sai, quando con una persona così scoppia un qualcosa di così, beh, è bello, sai, quelle cose che non sono costruite, no? Mi che state facendo così emozionare, voglio sentirvi e vedervi, vai! Beppe Carletti, Tommaso Stazzani, in diretta per noi, live, oggi è un altro giorno, ti serve aiuto? Vai, ok, ci sono. Perfetto, vai. Si deve mettere scalzo, certo, che stai a fare? Ti spogli un po'? Mica avevo capito. Bravo amore, bravo. Fa odoro. Mi metto sotto, mi siedo. Thank you.
Tommy Grabber. Ma lui è bravissimo, io l'ho seguito tanto, tanto. Che bravo che è. Una grandissima emozione, bellissima, davvero. Un talento. Sei proprio bravo, ragazzo. Sei un talento. Ma io ti conosco. Cresce bene, cresce bene. Sì. Ma io l'ho seguito ai tempi. Veramente uno spettacolo. Bello anche il pezzo. Complimenti, ragazzi. La musica è bellissima. Già Memo già sta risuonando. Ecco, bravo Memo. Ecco, vedi l'orecchio di Memo. L'hai appena perché sentito. Perché tutto inizio è molto semplice. Semplice ma bello. Memo Antonio. Tutte grande, bravo, grazie. Bravo. Ci puoi fare il testo se vuoi, eh? Ti do la musica, ci fai il testo. Facciamolo. Ma dai, perché no, scusa. Scusa, facciamolo. Questa deve essere una... Oggi un Antonio, altro Memo. Giorno, poi domani si vedrà. Senti, è già partito, vai. Allora, no. Cari amici, vi presento la nonna di Tommaso. Videomessaggio. Like an image passing by. Con Tommy c'è sempre stato un feeling particolare, perché lui è un creativo, per cui mi portava nel mio mondo. Lui magari vedeva una coreografia in televisione che gli piaceva, tipo so, uno della Carrà, e veniva e diceva: nonna, per favore, mi fai anche a me questa gonna? E io cercavo di fargli una gonna che potesse essere simile a quella del video, e lui guardava felice e poi ballava, e in questo modo lui era il suo mondo, perché gli è sempre piaciuto creare, ma fin da piccolissimo proprio. With all my heart, God bless you, you will be my love. Ciao, my love, my life. Ti amo da morire, sei la mia vita. Bello, la nonna Milva, peraltro anche nome glorioso Milva. Guarda della... che le nonne sono incredibili. Senti, ma Love of My Life ti chiama? Sì. Ti sei emozionato? Io sono molto sensibile, poi con mia nonna abbiamo un rapporto veramente speciale. Lei mi chiama My Love My Life perché noi siamo super fan di Mamma Mia. Tipo, fino a quando ero piccolo lo guardiamo minimo... Musical. Due volte al mese, sì sì, musical, lo guardiamo tipo due volte al mese. Canzone proprio... preferita? La canzone preferita però è del secondo, che si chiama I Love My Life, e lei l'ha messa come suoneria quando io la chiamo al telefono. Quindi quando lei risponde, prima ascolta tipo mezz'ora suoneria, io aspetto così. Dopo mezz'ora lei risponde e fa My Love, My Life. E io dico ciao nonna. Che poi anche lei è un artista, giusto? Sì, allora lei... Allora, è... Gli piace fare tutti i lavoretti, tipo ogni volta che viene qualcuno a casa mia, dei miei amici o chiunque, lei tipo gli porta su, nel suo studio, dove fa tutti, non so, dei vasi, delle bomboniere, fa di tutto. Senti, e quando hai detto ai tuoi che non volevi più pattinare ma volevi fare danza, è stato semplice? Certo! Proprio una passeggiata, no, allora è stato difficile. Principalmente perché loro sapevano benissimo che col pattinaggio ormai avevo una carriera avviata. Chiaro. E solo che sentivo che non era il mio, no? E ho iniziato tra l'altro a far danza a 15 anni perché facendo uno stage di danza mi avevano offerto una borsa di studio per studiare in una scuola a Genova. E allora tipo io ho detto va bene, vado. E i miei, ma dove vai? Cioè nel senso così a 15 anni prendi e vai via di casa eccetera. E mi ricordo che c'è stata una mega litigata in famiglia, perché da noi per prendere una decisione devi passare prima da nonno, nonna, mamma, papà e fratello. Io avevo tutti tipo... Come? È piramidale, no? Sì, sì, esatto, è piramidale. Ovviamente io figlio minore, ciaone. Beh, certo. Ti dovevi passare tutti. Esatto. E l'unica che era dalla mia parte era mia nonna. Come me proprio. Forse perché i nonni sono più liberi anche rispetto ai genitori. È vero. Mia nonna era, non dico la sua nonna perché andiamo in altri tempi, però lei diceva ai suoi figli, a mio papà, insomma, avete visto che ha fatto successo? Voi non ci credevate, ma lui ce l'ha fatta. Ma è incredibile, cioè le nonne sono... La prima fan è stata mia nonna. Ah, è vero. Senti, e poi anche se per il tuo coming out è stata lei, cioè non ha avuto bisogno di dirle nulla, giusto? Com'è andata? No, allora, tipo, mi ha fatto molto ridere che ha raccontato la storia della gonna. Praticamente quando ero piccolo tipo vedevo la Carrà, eccetera, così in televisione. Sempre Raffaella. Raffaella, un minuto di silenzio per Raffaella, sempre. No, davvero. Nei nostri cuori. E può essere stato molto ovviamente anche lei che mi abbia dato il coraggio comunque di...
espormi tanto. Sì? Penso di sì, perché comunque mi ricordo anche mio padre, che non ha mai fatto danza, però ha sempre detto se avessi fatto ballerino avrei voluto fare ballerino per Raffaella Carrà. Quindi comunque... Ma tu l'hai conosciuta Raffaella? Sì. Abbiamo partecipato a un paio di trasmissioni con lei e poi io ho organizzato nel 2012 un concerto per il terremoto che successe in Emilia. Certo, come no. Organizzai allo stadio di Aldalar di Bologna, lì la Rai mi diede una diretta di 3 ore. Com'era Raffaella? Lei ha chiamato lei di venire, io non ci avevo mica pensato, perché lei veniva a cantare terremoto, era appena successo il terremoto, sai, qua si viene su una confusione. Ha chiamato, posso venire anch'io? Io ho chiamato solo i cantanti emiliani, sono stato molto partigiano, Emiliano Romagnoli, perdono. Ho chiamato solo quelli perché il concerto era per l'Emilia Romagna e mi sembrava giusto. Lei ha telefonato, ma posso partecipare? Ma certo, capirai se non puoi. E allora partecipò ancora, è stata bellissima. Lei è arrivata col suo camper, non ha chiesto niente, si è messa lì col camper, è andata sul palco, ha salutato tutti, ha cantato terremoto. La gente ha... Invisibile, perché ti puoi immaginare, insomma, comunque quella sera lì io penso di aver messo insieme delle cose bellissime, lo dico perché non sai che sono stato un genio, però erano tutti emiliani, quindi la Caselli che ha duettato con Guccini, io che suonavo il pianoforte, l'ho accompagnata insieme a te, non ci sto più, insomma, delle cose, la Pausini che ha duettato con Cremonini, non è mai successo. Quella sera lì successe. Perché siamo un paese di cuore, anche gli artisti italiani hanno cuore. Torniamo a Raffaella. Tommaso guarda Raffaella in TV e quindi... Ah sì, quindi dicevo, tipo andavo da mia nonna e dicevo, nonna, mi puoi fare il vestito uguale? Perché io volevo fare la coreografia uguale a Raffaella, quindi magari c'aveva questa gonna. Canzone preferita? Canzone preferita, questo rumore. Anche sai che lo stavo pensando mentre tu l'hai, prima che tu lo dicessi ho pensato ora mi dice rumore. È perché ero indeciso tra tipo com'è io mi giro mi è sembrato di sentire rumore mi piaceva un sacco. E tipo, mia nonna non mi ha mai detto no Tommy le gonne sono solo per le, cioè lei cosa gli interessava? Lei mi fa vuoi la gonna? Va bene te la faccio, mi ha dato la gonna, vedeva che ero felice, mi faceva tenere la gonna. Quindi mia nonna è stata super, sempre aperta nei miei confronti. Io con lei, tra l'altro, non ho mai dovuto fare coming out. Cioè, non gli ho mai detto, nonna, mi piace un ragazzo. Mi ricordo che eravamo in un bar e a un certo punto mi fa, ma quindi l'hai trovato se non un fidanzato? Io, nonna, no. Grazie. Ora l'hai trovato però il fidanzato, no? Ora ce l'ho. Sì, ora ce l'ho. Lo sappiamo. Beh, no, come va? Da quanto tempo state insieme? Oddio, 11 mesi. Ma andiamo verso l'anno, lo festeggiate l'anno? Beh si festeggia l'anno, no? Certo. Come si guarda il giorno? Se ci si arriva ogni mese. Non guardare me perché sono anomalo. Ogni mese si festeggia, Tom. No, io ho festeggiato il primo, poi ho detto, vabbè, festeggiamo il primo, poi festeggiamo l'anno. Giusto. È stato lui a scegliere te in qualche modo, no? È stato lui, non so, dove ho letto che ti aveva visto ad amici. No, no, com'è andata la cosa? No, è andata che praticamente lui mi ha visto ad amici. E quindi amici, oltre ad aiutarmi con la danza, mi ha aiutato anche con l'amore. E così praticamente lui poi dopo mi ha scritto su Instagram, io ero tipo appena uscito da amici, quindi ho detto no aspetta un attimo, sono appena uscito, devo capire un attimo come gira il mondo, e ho fatto tipo un po' il fighetto, tipo io ho risposto ah ciao, tipo una cosa così. Poi dopo è passato un po' di tempo, allora ho detto, lui continuava a scrivermi, allora ho detto dai incontriamolo, poi dopo è stato amore a prima vista. Grande. Evviva, evviva l'amore! Bello. Bellissimo. E abbiamo un ultimo messaggio per Tommaso, perché abbiamo tirato fuori tutto. L'amicizia di Beppe Augusto, i legami parentali, l'amore, mancava il rapporto tra fratelli. Tuo fratello ti manda un messaggio. Leonardo. Ciao Tommy, ti volevo fare tantissimi complimenti per i grandi traguardi che stai raggiungendo e io, la mamma e papà siamo i tuoi primi sostenitori, che sia nel canto, nella danza o in qualsiasi altra cosa tu voglia fare. Ti auguro di continuare a inseguire i tuoi sogni appunto e di continuare a divertirti sempre. Ti voglio bene, ci vediamo presto, ciao! Non me l'aspettavo un messaggio a mio fratello. Perché? Perché mio fratello, cioè lui fa il calciatore, quindi comunque non è...
cioè tipo anche social o televisione, lui comunque non fa queste cose. Non è un calciatore anomalo allora, perché oggigiorno tutti i calciatori, soprattutto quelli in Serie A, fanno tutto fuori. Ma infatti io dico, anch'io dico, mettila una foto un po' fighetto che così prende qualche follower, no? No, invece niente, solo fidanzato. O mentre gioca a calcio con la fidanzata, che la fidanzata è pure peggio, perché nel senso, invece niente. E, no, comunque no, mi fa anche strano perché c'è stato un periodo dove io e mio fratello ci siamo allontanati parecchio. Perché quando avevo 12 anni e lui ne aveva 14, perché è più grande di 2 anni, lui si è trasferito prima a Firenze. Poi quando lui è tornato a casa io mi sono trasferita a Genova. E in quel periodo, sì, infatti non ci siamo proprio trovati, in quel periodo siamo proprio allontanati, del tipo che passavano 4 mesi senza neanche scriverci un ciao. E la cosa brutta era che a nessuno dei due proprio veniva questa cosa, finché una volta non ci siamo detti tutti e due, ma perché? Cioè, cosa è successo? Infatti ora ringrazio che mi sono trasferita a Milano, perché lui è anche lì vicino e sta a Bustarsizio, ci vediamo molto di più. Ed è, questa è una regola che mi piace averla raccontata, perché spesso per sciatteria, no Beppe, sì, i rapporti umani si sfaldano. Sì. Facile. Mi dici una cosa, secondo te cosa è la cosa più importante da conservare nel nostro patrimonio? Perché voi, diciamo, di messaggi valoriali ne avete mandati tanti, sì, e forse anche per questo gli italiani tutti vi vogliono tanto bene. Io credo che sia l'onestà prima di tutto, la coerenza. Per quanto riguarda, io parlo da nomadi in questo caso, prima ho visto un'immagine di Yuri, in cui stasera scappo di qua, poi sono in un concerto a Firenze, quindi sono i miei amici nomadi là che mi aspettano. Ma l'amicizia è fondamentale, io credo, nella vita. E poi si può diventare amici. So, con Tommy siamo diventati amici, no? Casualmente. Che è una cosa bella questa, gli incontri, certo, delle persone. A qualunque età, a qualunque età, si possono fare scoperte. L'amicizia non ha un'età, no? Certo. Si può diventare amici, si può voler bene una persona che non hai mai incontrato. Ma sono tante le cose, i valori sono importantissimi. Però se non riesci a mantenerli... E lì la forza dell'uomo e della donna, insomma, sono quelli i valori. Io lo dico perché suonando sempre con un gruppo, adesso sono i miei amici, con insomma, Yuri, Cico, Daniele, Massimo, Sergio, insomma, si è sempre una famiglia, voglio dirti. E l'amicizia è importante, non solo sul palco, anche un po' giù dal palco. Sebbene poi ognuno deve avere la propria vita, certo, vabbè, perché sennò va mica troppo bene, sta sempre insieme dopo... Perché l'amicizia non vuol dire essere coartare l'altro, l'amicizia vuol dire apertura e accoglienza. Esatto. Andiamo a cantare Vagabondo? Sì, prendo non lo so che dovete prendere, venite con me, tutti al pianoforte. Tutti! Se non la cantiamo tutti insieme... Antonio, tu quante volte l'hai cantata Io Vagabondo? Allora, 1000 volte ai karaoke, quella che va più in assoluto. Veramente? La numero uno, ma soprattutto sarebbe bella fatta con la voce della Vanoni, come l'ha fatta. Cioè, mentre arriva Beppe, te la facciamo. Ecco, adesso c'è un microfono, era aperto. Ok, così. La Vanoni la fa un po' più alta. Io Vagabondo che sogno. Però facciamola con la voce nostra. No, no, sono io, sono io. Sta qui, sta qui. Facciamo domani. Vai. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù è rimasto io. Grazie! Bravo. Siamo tutti vagabondi? Siamo tutti vagabondi e se non lo siamo lo dobbiamo diventare, perché è la forza del nostro due cuore. Pianisti. Com'è? Sono in mezzo a due pianisti. E ci siamo allargati, noi ti ho detto, siamo montati la testa. Quando avete bisogno di un altro pianista vengo anch'io, facciamo il terzo. Adoro! Grazie. Beppe Carletti, Tommaso Stazzani, buon vento, grazie mille.